Capitolo 37. Ma dove corrono? Non lo so. C'è gente che si dirige rapidamente in una direzione e altri che si precipitano nella direzione opposta. Ogni tanto un assembramento di fronte alla sede del Partito Comunista, la cui porta è stata battuta e bruciata, hanno acceso un falò su cui vengono gettati i ritratti in cartone del detestato compagno Aracosi, Piazza Kozub, Tarasag. Un giovane dalla faccia accorciata si è spinto dal balcone del primo piano e schermita per strada delle bandiere rosse arrotolate. Due ragazze dai capelli corti la raccolgono e la gettano con fare teatrale su un rogo appena acceso. Le bandiere rosse bruciano rapidamente. Un ragazzo dai pantaloni stretti in vita da uno spago e senza cappotto cerca di tenere d'asta il fuoco rimestando cenerine e fiamme con una lunga pertica che non si sa dove abbia preso. Un uomo dal berretto azzurro, senza gambe larghe, brandendo una grossa macchina fotografica e scatta una foto dietro l'altra. Due soldati col pastrano fino ai piedi, stretto da un'alta cintura, si mettono in posa. Un bambino piange disperato. La madre, per consolarlo, lo hissa sulla bicicletta che tiene per il manubrio. Il bambino, una volta sollevato da quella zona bassa dove aveva la visuale chiusa dalle falde dei cappotti, si guarda intorno attonito. La madre lo carezza sulla testa con una mano sporca di fumo. Improvvisamente, di nicotia, improvvisamente si sentono degli spari. Amaro ha un sussulto. Ansa la tira verso il muro, gli spari per fortuna si fanno più lontani ma continuano. C'è gente che corre, che succede? Grida una donna precipitandosi dietro un gruppo di giovani, ma loro non le rispondono nemmeno. Intanto ecco due ragazze che fendono la folla in senso inverso, hanno la faccia stravolta e una delle due piange disperata. Gli avvo stanno sparando contro gente in armi, dove? Alla radio occupata, stanno sparando contro chi manifesta in strada. Mio fratello, grida la ragazza piangendo, hanno ferito mio fratello. L'amica la trascina verso il vicino ospedale, ora la folla non sembra più tanto vogliosa di dirigersi verso la radio. Alcuni si fermano in piccoli gruppi a discutere accanitamente, altri decidono comunque di andare a vedere e riprendono la marcia. Ma un uomo avanza in mezzo alla strada brandendo un cartello inchiodato in cima alla pertica. Discorso di Nagy al popolo ungherese, traduce Hans. Alle 21, davanti al Parlamento. Ma sono già le 9:30, dice Mara guardando l'orologio. Possibile che siano in giro da tante ore. Corriamo, forse parla ancora. Altri come loro si dirigono in fretta verso il consulto e terra, seguendo l'uomo col del cartello. Difficile capire quello che sta succedendo in città. Tutto è in subbuglio e le azioni si susseguono rapide, improvvisate, da Budapest. C'è chi racconta di una curiosa sparatoria dalle parti della caserma Kilian, chi dice che sono stati chiamati i carri armati sovietici, chi sostiene che in città sono stati visti passare chiusi dentro una macchina diplomatica dai vetri affumicati. Sì, amico Jan, che Suslav, dai vetri oscurati, Stadacia Maragni. Sì, amico Iana, che Suslam, che giura che ha visto lo stesso Khrushchev che faceva capolino da un'enorme limousine argentata. Ma nessuno ci crede, qualcuno ride, la faccenda comunque si sta facendo seria. Spieghiamoci, sento l'altoparlante, sicuramente è ancora lì, ma quando arrivano in vista del Parlamento, Nagy se n'è già andato. Migliaia di persone stanno sfollando lentamente lungo le strade laterali. E ora torniamo a casa. Amara comincia a sentire il morso della fame, ma deve trovare qualcosa da mangiare. I bar sono chiusi, i negozi spalancati, non c'è un ungherese che non sia passato in quel 23 ottobre del 56. Dopo
Nonostante il freddo, un gran vento che fa divampare i fuochi e la minaccia continua della pioggia, dappertutto appaiono bandiere col buco in mezzo, a imitazione di quella dell'università. Improvvisamente Amara si ferma con un sussulto. Davanti a lei, a pochi metri, un uomo tutto vestito di scuro, in stivali e giacchina nera, sta legato per la vita a un lampione a testa in giù. È uno dell'avo, le bisbiglia ansano nell'orecchio. Amata, scusate, Amara osserva disgustata il cadavere dalle cui narici esce un sangue violaceo. La luce dei lampioni che scinnano al vento gli fanno ballare le ombre sulla faccia, tanto che sembra muoversi a respirare. È ancora vivo, sleghiamolo. È morto, stramorto. E poi certamente l'ha ammazzato qualcuno che è stato torturato da lui e l'ha riconosciuto. Facevano la spia per i russi, incrudelivano su dei poveri corpi innocenti. Infierivano. Sta cazzo di Maraini non sa l'italiano. Non si può avere pietà, a me fa pena, insiste Amara che non riesce a staccare gli occhi da quella faccia bianca di giovanottina dai baffetti eleganti. Gli stivali ancora ben lustri, un vistoso orologio al polso ed è quel sangue scuro che cola dalle narici morte. Ora mette a tamponare le ferite, ma se la tira per il gomito e la trascina lontano dalla sede del partito lungo via Luta. Ed ecco che la folla si apre, si divide. Davanti a loro, nel grigiore della piazza disseminata di carte e sassi, illuminata malamente da fuochi lampioni, da fiocchi lampioni, scusate, appare un carro armato sovietico. Hansa spinge Amara per il braccio verso una strada laterale. Ma la cosa più sorprendente è che sul carro armato, che ha perso l'aria minacciosa di sempre, ci sono in piedi una trentina di ragazzi che saltellano, gridano, tengono issata una bandiera ungherese. Hanno sequestrato il carro armato, visto? L'hanno sequestrato, non so come faccio a procedere con tutta quella gente sopra. Asa ride contento, anche lui è sorpreso da quella impresa. Un carro armato sovietico ridotto a portatore di gente in festa, in ninja felice, ha una libertà troppo facilmente conquistata. Non sarebbe l'ora di tornare a casa? A fare che? Non sappiamo niente degli altri. Se l'armato si fosse fatto male, sarà felice come una Pasqua. È un grande giorno, Amara. Dobbiamo viverlo fino in fondo. Dopo anni di sottomissione, di ubbidienza, di paura, di terrore, di agire presso, ecco che stiamo vivendo il giorno dei no, della rottura del silenzio, della gioia di essere se stessi, senza finzione, di amare il proprio paese, di sentirsi indipendenti, non più spiati, controllati, impediti. È un grande giorno, Mara, sono felice di averlo potuto vivere per le strade insieme agli ungheresi, è quello che è. Anzi, si batte a guardare l'uomo che sta rito di fronte a loro. Non è altro, ma è un portamento maestoso. Tiene una bandoliera di proiettili appesa sulla spalla. Un cappello calcato sulla fronte e in mano un fucile a carico. Ma la cosa più sorprendente è che in fondo ai pantaloni appare anziché una caviglia di carne. Un pezzo di legno che finisce come un ramo spezzato sulla pietra del marciapiede. E Janos Mezzo, l'uomo della gamba di legno, tutti lo conoscono, famoso per il suo coraggio. Ma l'uomo che sta fermo, come per farsi fotografare nell'ardore della sua fierezza, ora si incammina rapido, zoppicando verso il vicolo Corni. Andiamo a vedere, dice Janos, continuando a tirare per il polso. Ed ecco svoltato l'angolo i giardinetti dell'ospedale. In quel momento vedono venire incontro Taddeus col violinista. E poco dietro di loro anche Horvat. Taddeus tiene in spalla un vecchio fucile. Ferenc sta sgranocchiando un Perec, una ciambella di palato oscillante incrostato di sale. Horvat li segue, più pallido che mai. Ha perso il basco e sembra stanco, ma sorride contento. Finalmente ci ritroviamo, da dove venite? Da Cinema Corvi, ne stanno i duri, hanno costituito un gruppo, hanno catturato due blindati. No, c'è questa maraia. Parlano di un arrivo dei sovietici, cioè, a me sembra improbabile. Però che venite, ci arriviamo. Il fucile te l'hanno dato loro.
Possiamo continuare a farci tirare adesso come piccioni inermi. Andiamo, hanno sparato sulla folla, ci sono centinaia di morti. E noi abbiamo forzato le porte dei depositi di armi. Noi chi? Noi loro, i cittadini. E ora stanno distribuendo fucili a tutti. Anche chi non sa sparare, anche. Io non ho mai sparato in vita mia, dice Taddeus. Ma se ancora, ride strappando un pezzo di pelle che dà le mani di ferro che protesta. Ne vuoi uno anche tu? Non so sparare, neanch'io. Ridono, si passano dei pezzi di perico, spezzando in tante parti il budello di pane dai chicchi di sale incrostati sopra, la sola cosa che si traviaggia per le strade. C'è una donna dal sedere gigantesco che ne vende a chili, su via chi sfaduludi. Vuoi che ne vada a prendere altre due? Una ragazza sorride. Una ragazza sorridente, scusate, si avvicina a un uomo che sta appoggiato a un portone proprio accanto a loro, alla fronte in incerottata, porta due bandoliere di proiettili appese sul petto. Una sciarpa nera gli gira intorno al collo 3 volte, la donna parla fitto con lui e ride, poi si baciano, incuranti di tutto e di tutti. Un bacio nel bel mezzo di una folla in rivolta, un'esibizione, qualcuno batte le mani, ma i due non si scompongono. Continuano a baciarsi come se fossero soli. 4 bambini stanno smontando le ruote di un'automobile che probabilmente è appartenuta a un avo. È grande, lustre, parte incollate sui finestrini, una decina di falci e martelli. Una donna cammina in mezzo alla strada dando calci nella lata vuota che rotola e fa un fracasso d'inferno. Qualcuno le grida, la vuoi smettere, bastarda? Ma lei non ascolta, continua a scalciare il barattolo vuoto e innerito. Un uomo elegante, tutto chiuso dentro, un impermeabile color crema, traccia con la fiancata di un camion, uno stemma con un pennellino in tinta nella vernice bianca. È lo stemma repubblicano di Kossuth, spiega Taddeus. Ora sono in Joseph Corut e per riposare un po' i piedi sono stanchi e inzaccherati, si siedono sui gradini di un palazzo chiuso. Ma proprio in quel momento passa un uomo con la camicia sbrindellata e porta sulle braccia 2 filoni di pane. Dove li hai presi? Li distribuiscono al cinema. Se fate presto ne trovate ancora. Ma non consegniamo armi. Le armi sono finite, ora danno il pane. Così gli amici si avviano verso il cinema Carmine, che è grande. Di forma circolare, apre le sue porte, gente affamata che interagisce con le braccia cariche di filoni chiari. Da dove venite? Amara si distrae osservando 2 manifesti incollati sulla parete accanto all'ingresso. Legge il titolo del primo film a pieno ritmo. Le lettere sono gigantesche. Un operaio bellissimo brandisce una chiave inglese e si china su una catena di montaggio dietro la quale appare la testa arrollata di Stalin che sorride paterno. Mentre osserva incuriosita l'enorme manifesto, vede parlare un uomo che si spiaccica sulla faccia del grande padre. Si volta rapido e si scosta per schivare un secondo uomo che si schianta contro una foto smisurata che propaganda un film rumeno. La vita vince sempre. Si vedono 2 facce rotonde di contadine che si sollevano sorridenti mentre il loro braccio teso indica l'orizzonte da cui sbuca una palla rossa. Le 2 donne stringono sotto il braccio un mazzo di carote. Le loro bocche sono ingemmate da denti d'oro, un sorriso che vorrebbe essere rassicurante ma risulta minaccioso. Non sarebbe male sedersi al buio e posare gli occhi su uno di quei film propagandati dai manifesti. Il cinema Corvino è affollatissimo, le sedie sono state scardinate. Nella sala buia illuminata da lampada a gas, dei giovanotti distribuiscono bottiglie di latte. Dentro un paniere da carbone, tutto annerito, giacciono delle forme ovali che guardare da lontano sembrano fagotti sporchi. E invece sono forme di pane. Sopra il palcoscenico un mimo saltella rappresentando l'arrivo dei sovietici, gli ungheresi che resistono. Fa tutto da solo, prima il soldato sovietico che tutto bardato appare dall'interno di un carro armato, subito dopo l'insalto ungherese che spara contro il cingolato e poi si arrampica sopra.
Vedimi, ma un cane che piscia sui cingoli del carro armato, incurante delle urla del soldato, ma eccolo trasformarsi in un bambino che gioca a calcio con gli amici. Poco dopo si rizza sulle gambe e diventa un soldato morto che apre le ali per volare in paradiso. Ma chi si trova in paradiso? Un piccolo tribunale magiaro che all'interno del suo governo, da dietro scomparso, usata lampanata e stanca, la figura massiccia e baffuta di Stalin, che le ruba le ali con ferro furtivo e se ne scappa via ghignando. Asta si avvicina, la faccia preoccupata. I carri armati sovietici sono stati chiamati dal nostro governo, dice. Per fortuna però sono quelli sostanziali, non sono tanti, ci riconoscono. Ma possono fare molti danni, andiamo. Siamo a capitolo 38.